siamo al Comunale, giovedì si sta preparando la partita per domenica appunto contro la Maceratese. Vedete i ragazzi che stanno facendo dei servizi igienici. Noi andiamo incontro a mister Alfonsi, perché con lui che vogliamo parlare di calcio. Oggi lo facciamo avvicinandolo nel momento del suo lavoro, per non disturbarlo più di tanto, perché in effetti potremmo disturbarlo. Siccome non vogliamo disturbare e nemmeno vedere le situazioni tattiche di quello che accadrà domenica, ma con Alfonsi San Benedettese, maglia rosso-blu, Carlo Mazzone una volta disse: chi ha giocato il derby San Benedettese-Ascoli non ha paura di niente. Noi non giochiamo San Benedettese-Ascoli, giochiamo Maceratese-Civitanovese. Come sta la squadra, mister? La squadra sta bene, il risultato di domenica è venuto al 96esimo, in questo modo ci ha dato tanta carica, tanta serenità, e sappiamo l'importanza della partita di domenica prossima. Quindi dobbiamo stare sereni, lavorare bene, e sappiamo che domenica quello che conta per noi, quello che conta per i tifosi, quello che conta per la città, e dobbiamo dare tutto e anche più di quello che abbiamo. In infermeria troviamo solo Spagna, mister, o c'è ancora qualcun altro? Qualche acciaccato, però per domenica dovrebbe rimanere soltanto Spagna. Per domenica soltanto Spagna, quindi ci potrebbe il probabile rientro di Becker, perlomeno abile arruolato. Vediamo, è ancora acciaccato, abbiamo ancora 3 giorni, valutiamo, però speriamo. Mister, soddisfatto del lavoro che si sta facendo qui a Civitanova? Sì, sono molto soddisfatto, perché i ragazzi mi stanno dando grande disponibilità, c'è un bellissimo rapporto con loro, con la società, con tutte le persone qui di Civitanova, e quello mi fa venire qui a lavorare in maniera molto felice e tranquilla. Quindi mister Alfonsi è soddisfatto, i giocatori, noi abbiamo visto una scena bellissima prima dell'inizio, quando i ragazzi andavano nello spogliatoio, il mister davanti alla porta li abbracciava tutti, e questo è un gesto importante con la squadra, per la squadra. Sì, no, a me piace avere questo rapporto con i ragazzi, che io sono un grande amico loro, però poi adesso cominciamo l'allenamento, io sono l'allenatore, loro sono i giocatori, e quindi poi ci vuole il rispetto dei ruoli, il rispetto di tutto quello che dobbiamo fare, però fuori dal campo sono dei bravissimi ragazzi e hanno tutto quanto la mia stima, la mia ammirazione. L'ultima domanda la rivolgiamo al mister Alfonsi, proiettando il nostro sguardo verso Macerata, che conosce, perché in effetti ci ha giocato in Coppa, una partita diversa da quella che è poi il campionato. Le insidie che presenta questa formazione, mister? Ma mille sono le insidie, che sia la qualità della formazione e sia loro vengono da una sconfitta, vorranno sicuramente rifarsi con noi. Noi dobbiamo essere pronti a tutto, sappiamo che siamo una buona squadra, dobbiamo crescere, non dobbiamo aver paura di nessuno, andare concentrati e con la giusta determinazione a fare il risultato a Macerata. Tra l'altro Maceratese che ha reintegrato quanto pare Napolano, e quindi un pericolo, ulteriore pericolo per la Civitanovese, ma questa Civitanovese a testa alta va all'Elviarece. Mister, noi ci scusiamo per il disturbo, se il disturbo c'è stato, perché siamo in fase di allenamento. Buon lavoro e buona preparazione. Grazie, buon lavoro anche a voi. Vedete, mister Alfonsi si è allontanato e naturalmente va a dirigere l'allenamento, perché è una cosa giusta. È giovedì, è un po' importante, poi ci sarà la partitella. Inquadrato è mister, il capitano della formazione rosso-blu, Paolucci, Civitanovese puro sangue, e domenica se la dovrà vedere con i colori biancorossi. Ci dobbiamo allontanare, perché in effetti essere in mezzo al campo oggi è un'intervista anomala per noi, no? Perché siamo entrati nel vivo della squadra, perché siamo entrati in campo, quindi è un'intervista diversa. Beh, ci fa piacere poi fare questo tipo di interviste, perché è importante conoscere le situazioni, anche se poi a livello tattico non vedremo niente, perché in effetti non dobbiamo, no? Perché questo è un segreto del mister, come giocherà oppure quello che farà. Direi che è tutto dal Comunale di Civitanova Marche. Si sta preparando la partita Maceratese-Civitanovese, una Civitanovese serena, tranquilla, ambiente direi importantissimo, perché in effetti l'ambiente è buonissimo, regna amicizia nel cuore rosso-blu, speriamo che batta forte.